Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è il 22 febbraio, le ceneri si ricordano, a Roma il sole è sorto alle 6.56 e tramonta alle 17.51, ora solare, a Milano alle 7.13 e tramonta alle 17.59. Luna che si leva alle 8.20 per tramontare alle 20.40. Proverbio di oggi: gennaio in genera, febbraio in tenera, marzo in boccia. Il 22 febbraio 1847, guerra messicano-statunitense nella battaglia di Buena Vista, 5.000 soldati statunitensi sconfiggono 15.000 messicani. In questo giorno del 1931 a Castellammare di Stabia viene varata la Amerigo Vespucci, tuttora in servizio e utilizzata per gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. È il 1980 quando la nazionale americana di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi di Lake Placid nell'incontro noto come miracolo sul ghiaccio. Nel 1997 a Roslin in Scozia gli scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero, la pecora Dolly. Oggi sono nati nel 1914 Renato Dulubeco, un pioniere della lotta contro il cancro, nel 1810 Frédéric Chopin, maestro del romanticismo musicale. E ancora sono nati nel 1949 Niki Lauda, è stato un pilota di Formula 1, e nel 1966 Luca Marchegiani, ex calciatore italiano. L'aforisma di questa giornata: augura bene al tuo vicino, qualche cosa te ne viene, lo dice Giovanni Verga. Ed è tutto, termina qui il nostro almanacco di oggi. Un saluto caloroso da Gino Comentale, continuate a seguire tutta la programmazione di Stereo 5 TV. Per noi appuntamento a domani. Ciao! L'almanacco torna domani.